Volevo analizzare più a fondo questo rapporto tra valori, bisogni e giudizi. Rosenberg non parla di valori, lo tiene sullo sfondo, parla di bisogni. Ecco, dice quando ci sono due persone in conflitto, la persona di solito dice qual è il problema, la persona parla con parte con delle accuse, delle pretese, così. E dice, vabbè, ma mi parli, mi dici qual è il tuo bisogno? Quali sono i tuoi bisogni? Ecco, le persone spesso non hanno un linguaggio adeguato a esprimere i bisogni. Poi quando chiede ma quali sono i sentimenti, anche lì le persone di solito hanno difficoltà e vanno guidate, vanno aiutate a scoprire quali sono i veri bisogni e i veri sentimenti che stanno dietro il conflitto. Allora, se riguardi un attimo qui in cima, qui ci trovi libertà, giustizia, eguaglianza, ma anche bisogno di valore come l'amore, l'armonia e così via, no? E qui puoi mettere qualunque tipo di valore. Se viene violato il valore, nasce ovviamente un bisogno. E guarda qui a destra ancora cosa accade. Il bisogno diventa all'inizio il centro dell'attenzione. Mi manca questo, mi manca quest'altro. Il valore da cui siamo partiti tende a relegare nell'ombra, cioè l'aspetto positivo per cui sale fuori il bisogno va nell'ombra, ad esempio. Il bisogno d'amore che a volte i depressi hanno, ma dietro c'è un valore. Qual è il valore? Il valore che essi danno molta importanza all'amore. Se fossero degli orsi non darebbero questa importanza all'amore. Quindi dietro un bisogno che sembra che è carenziale, diciamo, in quel momento manca qualcosa, però dietro c'è un valore, c'è un aspetto molto positivo. Benissimo. Quando il bisogno continua a essere violato del valore, arriva il bisogno, cioè la mancanza del valore, la reazione più comune degli esseri umani, almeno nelle nostre società, è cominciare a praticare il giudizio. Quindi a dire tu sei il mio nemico, tu sei un pigro, tu sei non mi dai quello che voglio, sei un inefficiente, sei un bastardo, sei quello, tutto qualunque cosa. E quello di cui la persona è consapevole, eccolo qua, quella che è nella sua coscienza, è l'etichetta che dà all'altro. Il bisogno di amore, che dipende dal valore che la persona dà all'amore, è ormai sullo sfondo. E così sullo sfondo è il sentimento. Il sentimento, che cosa la persona prova, non lo sa. Ecco, sa semplicemente delle cose molto superficiali. Che cosa sono i valori? Torno in questa finestra, qui c'è una finestra. I valori sono ciò che mi fa stare bene. Io posso fare un elenco dei valori, sono le cose che per me valgono, quindi non so, l'amore nella famiglia, l'amore con gli amici, il poter avere libertà, il fare un'attività che mi dia soddisfazione, sono tutti valori. Cosa sono i bisogni? I bisogni, da questa ottica, nascono tutte le volte in cui i valori non vengono soddisfatti. Quando i valori sono soddisfatti, non si parla di queste cose, semplicemente si vive. Si pratica una vita nell'armonia, nella gioia e nella serenità. Ok. Allora, quello che Rosenberg insegna nei suoi ricorsi è di passare dal giudizio, dalle etichette sulle persone, ai bisogni. In primo luogo, i miei, quali sono i miei bisogni in questo momento, e poi empaticamente scoprire quali sono i bisogni dell'altro. In termini di PNL sarebbe quali sono i valori che non sono soddisfatti da me e quali sono i valori che non sono soddisfatti dell'altro. E quindi mi focalizzo sulla soluzione del problema, non su ciò che mi manca, che cosa è importante per me ottenere. E quindi imparare a formulare con molta chiarezza delle richieste. Richieste che siano fatte su comportamenti che l'altra persona ha a disposizione. Ecco, quindi. Diciamo che il lavoro di Rosenberg si sovrappone molto bene a quello di PNL umanistica e dà una marcia ulteriore, è un notevole ulteriore passo per dare efficacia al lavoro sulla soluzione dei conflitti. Quindi il nostro compito nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, sarà di integrare pienamente il modello Rosenberg, penso che lo andremo forse a conoscere, per poter mettere anche questa marcia nella formazione di PNL umanistica. Ritengo che, anzi, questa marcia debba essere posta proprio nei primi livelli, proprio alla base. Quello che Rosenberg dice
tra l'altro, è che ci sono dei campanelli di allarme che ci indicano quando siamo nella comunicazione violenta, cioè quando pratichiamo il giudizio. I campanelli di allarme sono la depressione. La depressione è il primo di questi campanelli d'allarme e lui dice che si sa che il 41% dei farmaci venduti oggi sono antidepressivi. Allora la depressione ci può essere, a meno che non sia dovuta a fatti neurologici, ma la depressione psicologica è dovuta al giudizio su di sé, al fatto che io non vado mai bene. Poi naturalmente poi anche giudizio sugli altri e così via. Quindi nel momento in cui il giudizio venisse lasciato andare, la depressione può sciogliersi. Allora capisci che lo stesso modello della comunicazione non violenta in primo luogo agisce dentro se stessi, saper lasciare andare il giudizio. Va bene, ok, mi fermo.